Bentrovati al nostro appuntamento. Iniziamo con il Vangelo di questa quarta domenica del tempo ordinario, in studio Don Matteo Alberti. In primo piano la veglia ecumenica promossa a Cremona nell'ambito della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Quindi lo speciale per il 25esimo di ordinazione episcopale del Vescovo Emerito Dante Lafranconi. Infine la celebrazione in diocesi della giornata mondiale del migrante e del rifugiato con l'approfondimento sul tema dei minori. In chiusura, gli appuntamenti della settimana. Siamo giunti alla quarta domenica del tempo ordinario. Oggi Gesù ci mostra una via da percorrere, quella delle beatitudini. Ascoltiamo insieme il Vangelo. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Vangelo famoso, quello di questa domenica, e gravido di significati, gravido di informazioni, per cui il tempo che abbiamo è un po' poco per cercare di entrarci dentro. Però, senz'altro, una delle cose che più ci piace pensare è questa. Gesù sta parlando a una folla. È proprio vedendo la folla, vedendo queste persone che gli si incrociano, che prova lo stimolo, il desiderio di parlare, di comunicare qualcosa a loro. Così penso anche a tutti i nostri incontri, tutte le nostre occasioni in cui abbiamo, che sono delle occasioni per dire qualcosa di buono alle persone. Noi proveniamo da un paese, l'Italia, quello dove penso che il 90% delle persone siano state in un certo qual modo toccate dall'esperienza cristiana, dall'esperienza ecclesiale. Eppure, un po' per la storia, un po' per quello che succede, ci allontaniamo. Spesso le nostre strade si separano da quelle della chiesa, della vita parrocchiale e dell'oratorio. Bene, Gesù incontra queste persone qua, che in un certo qual modo incrociano il percorso di Gesù, carichi di speranze, di desideri, ma sono in un certo qual modo lontani dall'esperienza ebraica di quel tempo. E Gesù con loro non ricorda quello che devono fare, dà per scontati i comandamenti, dà per scontato quelle che sono le norme di Israele, importanti da seguire, però non sta lì a fare il bacchettone. Se dovessi chiedere a uno dei ragazzi del mio oratorio cos'è la cosa che più ti è rimasta del catechismo, senz'altro lui arriverebbe a dirmi: ma il fatto che devi andare a messa, il fatto che non devi rubare, che non devi disubbidire i genitori, perché forse purtroppo il nostro messaggio è molto legato alle cose da fare e da non fare. Non fare questo, non fare questo, non fare quest'altro. Eppure Gesù sale sul monte, guardando questa folla, gli dice non dovete fare questo, ma gli mostra uno sguardo diverso per guardare la realtà, uno sguardo che non appartiene a questa folla, uno sguardo che supera anche quelle che forse sono le aspettative delle persone.
Penso che nessuno di noi, sentendo il brano delle Beatitudini, possa sedersi comodo in un trone e dire: io ci sono arrivato. Le Beatitudini ci obbligano ad uscire sempre da noi stessi, a uscire sempre dai nostri desideri, per sforzarci di vedere quello che è lo sguardo di Dio, quello che è il desiderio di Dio sull'umanità. Le Beatitudini mostrano una via da percorrere che prende seriamente la nostra vita, perché ci tratta da adulti, non da persone che nascondono le cose brutte, non da persone che fanno finta che non ci siano delle difficoltà, ma che sanno che nelle difficoltà, nelle prove della vita, che poi è la vita così come ci viene presentata, lì si può trovare il messaggio del regno, lì si può trovare la via per stare con Dio. A conclusione della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, martedì a Cremona si è svolta la tradizionale veglia ecumenica presieduta dai rappresentanti delle diverse confessioni cristiane presenti sul territorio. Accanto a Monsignor Antonio Napoglioni, che per la prima volta da Vescovo di Cremona ha partecipato a questa iniziativa, c'erano il pastore Franco Evangelisti, della Chiesa Avventista, e il pastore Antonio Lesignoli, della Chiesa Evangelica Metodista. O Dio, nostro Padre Celeste, veniamo a te nel nome di Gesù. Non ha potuto invece prendere parte, come sempre, alla celebrazione il parroco della Chiesa Ortodossa Romena, padre Doro Fuciu. La veglia, preparata dal SAE, il Segretariato per le Attività Ecumeniche, in collaborazione con l'Ufficio Diocesano per la Pastorale Ecumenica e del Dialogo Interreligioso, ha utilizzato i materiali preparati a livello internazionale dalle chiese cristiane tedesche. Una scelta non casuale data la coincidenza con il quinto centenario della Riforma protestante, avviata da Martin Lutero con l'affissione delle 95 tesi sulle indulgenze, avvenuta il 31 ottobre 1517 a Wittenberg, in Germania. Lo Santo trasforma il nostro cuore di pietra. Aiutaci a diventare ministri di riconciliazione. Ad aiutare nella riflessione i presenti, i tre celebranti. Lo stimolo principale sarà quello di considerare il mondo non a partire dal nostro punto di vista, ma dal punto di vista del Signore. Quindi cercare di non porre noi obiettivi o traguardi, ma lasciarci guidare dallo Spirito, perché solo in questo modo si arriva là dove noi nemmeno avremmo mai osato sperare di arrivare. Durante le richieste di perdono, un gesto di particolare significato simbolico. Ancora continuiamo a costruire mura di divisione. Ogni peccato, in special modo quelli che minano il cammino ecumenico, era rappresentato da un mattone. Invocazione dopo invocazione, mattone su mattone, è stato presto eretto un vero e proprio muro. Significa pregare una settimana, quando Gesù ha fatto del desiderio, della passione per l'unità tutta la sua vita. E allora sta a noi metterci dentro la preghiera di Gesù, ricondurre i nostri gesti, i nostri pensieri, la nostra vita di Chiesa alla sua presenza. E allora facciamo tutti un passo indietro, direi. Sì, preghiamo, ma coinvolgendoci nell'ascolto della sua parola, della sua volontà, obbedendo il più possibile dunque al progetto di Dio, che è l'unità non solo della Chiesa ma del genere umano, e quindi convertendoci. È un momento di gioia, ma anche di presa di coscienza degli errori che tutti abbiamo commesso nel passato e che possiamo continuare a commettere. Proprio alla luce della parola si è potuto mandare in frantumi il muro, i cui cocci si sono trasformati in una croce, segno dell'unità in Cristo che è salvezza e vita eterna. Il bisogno di cercare attraverso la preghiera una via per poterci permettere di riflettere sulla riconciliazione. E la riconciliazione comunque non parte né da discorsi politici né da strategie di chiese, ma a mio parere può partire solamente nel momento in cui una persona si relaziona con Dio a livello personale, e relazionandosi con Dio non puoi poi dopo non relazionarti con il tuo prossimo.
La veglia ha avuto anche un'attenzione alla solidarietà, sempre in stile ecumenico. Le offerte raccolte sono state suddivise infatti tra i progetti per i terremotati del centro Italia sostenuti da Caritas Cremonese e quello dei corridoi umanitari realizzati dalla comunità Sant'Egidio con la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e la Tavola Valdese, evitando ai migranti viaggi sui barconi nel Mediterraneo che hanno già provocato un numero altissimo di morti, tra cui molti bambini. Un ulteriore modo per guardare all'altro, al di là delle differenze. La settimana per l'unità dei cristiani a Cremona proseguirà idealmente sabato 25 febbraio al centro pastorale diocesano con l'incontro su Lutero insieme al giornalista Mario Dalbello. Vescovo da 25 anni. Di questi oltre 15 trascorsi da noi a Cremona, prima come vescovo ordinario e ora da un anno come vescovo emerito. Era ben giusto quindi che la Chiesa cremonese si ritrovasse per una messa di ringraziamento con Monsignor Dante Lafranconi. Accanto al festeggiato altri vescovi, innanzitutto il suo successore, il vescovo Antonio, da lui consacrato giusto un anno fa, il 30 gennaio. Quindi un ausiliare di Milano, Monsignor Delpini, il vescovo di Lodi, Monsignor Malvestiti, e il vescovo emerito di Savona, Monsignor Luppi. Erano anche presenti alcuni compagni di messa da Como, da dove Monsignor Lafranconi proviene, e dove è pure in calendario un prossimo festeggiamento. E poi sacerdoti e fedeli della Chiesa cremonese. Nelle prime fila anche le varie autorità di Cremona e del suo territorio. La liturgia era coordinata dal cerimoniere e segretario episcopale Don Flavio Meani, incarico che ha svolto per tutti gli anni dell'episcopato cremonese di Monsignor Lafranconi. Servivano all'altare gli studenti di propedeutica del seminario. La celebrazione è stata animata dal coro della cattedrale diretto da Don Graziano Ghisolfi. A inizio della messa è intervenuto il vescovo Antonio Napoleoni. Meno di un anno fa eravamo così. Tu presiedevi e io ero nelle mani tue e della Chiesa. Ed oggi è commovente, è bello, è segno di grande familiarità umana e cristiana che io ti dica grazie a nome di tutti e saluti insieme a te tutti coloro che in questa nostra cattedrale celebrano il Magnificat per i tuoi 25 anni di episcopato, caro fratello e padre Don Dante. E quindi ha così concluso. Siamo noi, piccoli eppure amatissimi da Dio. La celebrazione di stasera è il segno di quanto Dio è fedele a chi si mette gioiosamente e fiduciosamente nelle sue mani. Preghiamo per te, come sappiamo che tu preghi e doni ancora la tua vita per noi. Saperti qui, nella nostra Chiesa di Cremona, è per me e per tutti noi un motivo di grande gioia. Alleluia, alleluia. La liturgia era quella della festa del giorno della conversione di San Paolo. Come diceva il vescovo Antonio all'inizio, il motivo principale per cui siamo qui è quello di ringraziare il Signore. Nell'omelia Monsignor Lafranconi si è soffermato innanzitutto su alcuni aspetti della vita del santo. Quindi si è lasciato andare a qualche confidenza personale. Ha ricordato di aver predicato per la prima volta da diacono esattamente il 25 gennaio e di aver scelto per la sua immaginetta ricordo dell'ordinazione sacerdotale proprio una frase di Paolo: «Quello che sono è grazia di Dio». Infine, l'ordinazione episcopale avvenuta proprio nel giorno della festa della conversione dell'Apostolo. Ecco allora, anche oggi fare memoria
dei 25 anni dell'ordinazione episcopale, per me risuona soprattutto come questo richiamo, che però è fatto con voce incoraggiante dal Signore e anche da Paolo. Continua a convertirti, sii tenace, cerca di migliorare tutti i giorni. Come si fa a dire che rispondiamo al 100% alla grazia di Dio? Però noi vogliamo dire, almeno io vorrei dire, ogni giorno cerco, tento, mi sforzo di rispondere al 100%. Perché è così che la vita diventa un cammino bello di conversione. E infine un invito. Ed è così allora che vi invito a condividere con me quella preghiera che già tutti insieme, all'inizio della Messa, abbiamo innalzato al Signore, chiedendogli la grazia di camminare sempre nella via del Vangelo. La grazia che chiedo per me e per tutti voi e che ci auguriamo a vicenda. E grazie di nuovo. All'offertorio il vicario generale Don Massimo Calvi ha presentato al Vescovo Dante l'omaggio della Chiesa cremonese che poi gli è stato recapitato da alcuni laici. Insieme alle offerte per il sacrificio eucaristico vengono portati all'altare due segni che vogliono esprimere la nostra gratitudine. Dei volumi del Cardinal Martini e una somma di denaro a favore della nostra famiglia, associazione particolarmente cara al Vescovo Dante, per l'allestimento di due stanze per l'accoglienza di bambini autistici presso la struttura di Bosisio Parini. Te Deum lauda. Alla fine il canto di ringraziamento del Te Deum. E quindi l'intervento gustoso del segretario della Conferenza Episcopale Lombarda, Monsignor Delpini. Chissà perché il Vescovo Dante ha deciso di restare a Cremona. E io ho detto come mai. E poi dopo sono arrivato qui proprio al momento dell'imbrunire, quindi proprio dove i colori di Cremona, soprattutto qui del centro, sono particolarmente affascinanti. E quindi ho detto, ma forse rimane qui perché c'è qualcosa di particolarmente bello a Cremona. Ecco. E a un certo punto ha coinvolto nell'applauso l'intera assemblea. Però dopo, invece celebrando questa Eucaristia, ho capito più profondamente perché ha deciso di rimanere a Cremona. E il motivo più profondo è questo, è il fatto che lui vi vuole bene e che voi volete bene a lui. Ecco, perché il luogo migliore dove stare... Che è logico che il luogo migliore dove stare non è tanto la bellezza del panorama o la felicità del clima, ma dove c'è gente con cui ci si intende, ci si vuol bene, perciò faccio gli auguri di vivere felicemente questa nuova stagione della tua vita e che il Signore ti ricompensi di tutto il bene che hai fatto. A chiusura, la solenne benedizione apostolica concessa dal Papa per la speciale ricorrenza. Per intercessionem Beatorum Apostolorum Petri et Pauli, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Si è chiusa così una celebrazione che ha dimostrato la sentita e profonda gratitudine della comunità cremonese a Monsignor Dante Lafranconi, da tutti e da sempre apprezzato come vero padre e maestro di fede e di spiritualità.
Cari fratelli e sorelle, si celebra la giornata mondiale del migrante e del rifugiato, dedicata al tema migranti minorenni vulnerabili e senza voce. Questi nostri piccoli fratelli, specialmente se non accompagnati, sono esposti a tanti pericoli. Vulnerabili e senza voce. Così Papa Francesco ha definito i migranti minorenni, sui quali ha voluto focalizzare la giornata mondiale del migrante e del rifugiato di quest'anno. Una tematica approfondita venerdì scorso nell'incontro promosso al Centro Pastorale Diocesano di Cremona. Giustamente noi qualifichiamo come minori immigrati, ma che hanno storie diverse, che hanno un'esperienza assolutamente diversa. Una questione non di poco conto se si considera che più della metà dei richiedenti asilo ha meno di 18 anni, come ha evidenziato Monsignor Giancarlo Perego, sacerdote cremonese e direttore generale di Fondazione Migrantes. Di fronte al fenomeno dei richiedenti asilo, 65 milioni di persone che si sono messe in cammino a causa di guerre, disastri ambientali, persecuzione politica e religiosa, oltre il 51% sono minori. E noi ci siamo accorti di questo dramma in questi tre anni, perché in mezzo ai 500.000 che sono sbarcati sulle coste italiane, oltre 50.000 erano minori non accompagnati. Nell'ultimo anno addirittura si è raddoppiato il numero dei minori non accompagnati che sono arrivati. Da 12.500 si è passati a quasi 26.000. Di fronte a questo dramma il Papa invita a tre azioni. Da una parte la prima azione è la protezione, la tutela dei minori. Un secondo elemento importante è l'accompagnamento di tipo familiare e il terzo elemento percorsi che siano di integrazione. La serata, promossa dall'Ufficio Diocesano per la Pastorale delle Migrazioni, non è servita solo a fare il punto a livello mondiale e nazionale, ma per riflettere anche rispetto all'impegno sul territorio. Tutti i ragazzi fanno a capo poi al centro diurno Giona, che è questo centro diurno che si trova in via Bonomelli, dove i ragazzi vengono a fare attività di alfabetizzazione. Ad esempio attraverso l'esperienza della cooperativa Nazareth, che da 10 anni a Cremona lavora per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, in sinergia con la Caritas e il Comune, attraverso il cosiddetto sistema di affido potenziato. Giovani e famiglie che accolgono in appartamenti loro o del Comune minori. Nell'ultimo anno abbiamo avuto l'arrivo di un centinaio di minori. In questo momento ne stiamo accogliendo una cinquantina fra i 16 e i 18 anni che vengono per la maggior parte dall'Egitto e dal Centro Africa, ma abbiamo anche una buona presenza di ragazzi che vengono dai Balcani. Ma anche le parrocchie sono impegnate in prima linea, come nel caso dell'oratorio San Francesco d'Assisi nel quartiere Zeist di Cremona. Mi impegno soprattutto nell'ambito sportivo con il progetto Mini Basket. Ci sono anche altri diversi ambiti, che sono quello del dopo scuola, dove ragazzi adolescenti aiutano questi bambini o ragazzi a fare i compiti, ma anche animazioni come il GREST, dove comunque animazioni educative dove questi ragazzi vengono accolti e comunque entrano a far parte della nostra comunità. La serata si è svolta nel contesto della giornata del migrante e del rifugiato, che lo scorso 15 gennaio è stata celebrata anche a livello diocesano con la messa presieduta dal vescovo Antonio Napoleoni presso la parrocchia del Cambonino a Cremona. Proprio i diversi gruppi etnici hanno animato la celebrazione secondo le proprie tradizioni. Le messe che celebravamo noi in Africa, che sono molto diversi da quelli di qua, i nostri sono movimentati con tanti canti, balli, eccetera. E mantenere quella cultura, insegnarlo anche ai nostri figli, per noi è molto importante. È la giornata dei ricordi. Ci ricordiamo quando siamo arrivati qua, come c'è stato tutti questi anni e il fatto di stare un paese che non è nostro. Accanto al vescovo una decina di sacerdoti e tra loro i cappellani delle diverse comunità straniere.
presenti le autorità civili e militari del territorio e c'era anche il presidente del locale centro culturale islamico che al termine della celebrazione si è unito alla festa in rappresentanza dei migranti di fede musulmana. Dopo la messa per tutti, l'appuntamento è stato nel vicino oratorio, tra canti e balli multietnici, proprio come il buffet. Io sono arrivata qui dal 2002. Prima ho fatto la badante e poi per fortuna ho un bel lavoro. Dopo un anno ho già portato qui tutta la mia famiglia, i bambini fanno catechesi sabato pomeriggio. La fede la viviamo come siamo cresciuti a casa, quindi a casa mia domenica non si mancava mai dalla messa, quindi domenica era tutta per Signore. Mi ha stupito molto quando sono arrivata che un mio vicino mi dice: io sono credente ma non praticante, quindi sono due cose che non ci stanno. Una volta si parlava della famiglia santa che era in Egitto, che è fuggito in Egitto per salvarsi la propria vita, e oggi da qualche anno si parla della giornata del migrante. Questo vuol dire che la gente è sempre in movimento. E anche quelli che sono in movimento hanno bisogno di un momento di festa. La giornata del migrante la vediamo così, come una giornata di festa e poi anche come una giornata per sensibilizzare l'opinione pubblica su questo problema del migrante. Ed ecco ora i principali appuntamenti della settimana. Domenica 5 febbraio si celebra la 39esima giornata nazionale per la vita sul tema Donne e uomini per la vita nel solco di Santa Teresa di Calcutta. In questo contesto in diocesi sono in programma tre veglie di preghiera. Venerdì 3 febbraio alle 21 presso l'auditorium di Via Dana per le zone pastorali del Casalasco Mantovano. Sempre venerdì 3 febbraio alle 21 nella chiesa parrocchiale di Fornovo San Giovanni appuntamento per le comunità della Bergamasca e del Milanese. Sabato 4 febbraio veglia presso il seminario di Cremona con il vescovo Napoleoni, a seguire dalle 23 adorazione eucaristica notturna presso Cascina Moreni. Domenica 5 alle 16.30 presso il palazzo Cittanova di Cremona, incontro di testimonianza sul tema della giornata per la vita. Ed è tutto per oggi, arrivederci tra 7 giorni.